si può dire che abbiamo fatto una partita con meno qualità di quello che facciamo solitamente, creando meno di quello che facciamo solitamente. Al 99% per colpe nostre, l'1% per effetto di un terreno indegno di uno stadio così bello. E a differenza di altre volte abbiamo fatto una partita di grande applicazione difensiva. Che l'Inter è una squadra forte, espressione di una società forte, e che quest'anno ha un vantaggio non da poco. Fanno 7 giorni di allenamento fra una partita e l'altra, cosa che tutte le altre 5-6 squadre che sono nei posti alti della classifica non fa nessuno. E ti garantisco che giocare una volta alla settimana, giocare ogni 3 giorni, non è difficile, è proprio un altro sport. Sicuramente non è stata una prestazione eccezionale per il tipo di gioco che fa il Napoli, però va bene lo stesso, perché bisogna anche combattere, fare delle partite di combattimento e cercare di dare il massimo. Dopo tanti anni l'obiettivo è soltanto lo scudetto, quindi bisogna dare il massimo. Spero che il Napoli fino in fondo, e poi il nostro presidente, se compra qualche giocatore l'anno prossimo, ci dobbiamo togliere molte, molte, molte soddisfazioni. A dirti la verità, mi fa più paura all'Inter. Sai perché? Perché l'Inter fa una partita alla settimana, mentre che noi giochiamo più partite e ha avuto sfortuni e lui infortuni grave. La prestazione è stata difficile, non troppo bene per il Napoli, però lo scudetto, vinciamo lo scudetto, perché così si vincono gli scudetti. No, ha fatto una partita molto bene. Di sicuro questi punti qua non ce li portavamo a casa, e questo è già importante. Anche giocando soffrendo basta che si vince. Che cosa ne pensa di quest'Inter che non sembra non voler cedere? Cederà, sta quasi al giro di boa, avrà il suo calo fisico tranquillamente. Io spero che vinciamo, speriamo, forza Napoli. Con la Juve che cosa pensa? Perdiamo, va bene, così siamo un po' scaramantici.